Ciao a tutti, eccolo, siamo all'ultimo giorno del NAMM, qui con, per voi con Music TV, Dr. Drum, solo per voi! Vogliamo presentarvi delle novità, ci sono grandissime novità da parte di Drum, poiché non tanto nell'acustico, ma diciamo che sono tornati alle origini, quindi si sono fiondati a capofitto totalmente sull'elettronica. Come doveroso che fosse da una parte. Diciamo che hanno creato tre tipologie differenti, insieme alla già conosciuta DD1, tre tipologie differenti di batterie elettroniche, di tre fasce diverse. Abbiamo questa, che è la DD Beta, che è la fascia più economica. Comunque è di fascia economica, ma un ottimo sound, ha un sacco di preset, ha la possibilità appunto delle demo e del play along sulla sua centralina. I piatti sono al piatto stoppato, quindi si può stoppare, e ha un'ottima sensibilità, veramente interessante, molto interessante. Inoltre hanno creato anche due tipologie di amplificatori per batterie elettroniche. Uno è questo, che è da 50 watt, e poi ce n'è un altro da 200 watt. Poi, sempre per quanto riguarda l'elettronica, abbiamo la fascia più alta, che è questa, che è la DD5X. In questo caso loro hanno delle per il mercato americano hanno predisposto delle pelli Mylar, in realtà userà delle pelli mesh per il mercato europeo. Ottimo sound, ottima sensibilità, probabilmente con le pelli mesh andrà addirittura ad essere molto più sensibile, proprio perché la pelle mesh non è così dura come il Mylar, ma è molto morbida e quindi avrà più sensibilità sul sensore. Una centralina cambiata completamente, ottimi sound. In questo caso appunto è collegato a quell'amplificatore che ha da 200 watt. Ottimo sound, molti preset, la possibilità di customizzazione dei suoni è vastissima, ovviamente piatti stoppabili e ottima sensibilità su tutti i pad. Inoltre abbiamo qua una centralina MIDI, che è praticamente un'interfaccia MIDI che dà la possibilità di triggerare la batteria o anche il set elettronico di per sé e collegarlo direttamente a un computer, così da utilizzare solo questa per dare dei suoni diversi utilizzando un software, come per esempio può essere Reason o Easy Drummer o qualsiasi altro. Poi c'è questa situazione qua, questo prodotto qua che è interessante, che viene venduto con l'asta, i 4 pad e la centralina nuova di DD-Drum. Questa è la DD2X. Ottima centralina, ottimi sound, i pad sono sensibilissimi. Questo packaging può servire ad esempio per customizzare di più la batteria elettronica, aggiungendo dei suoni, la batteria acustica, scusate, aggiungendo dei suoni elettronici all'interno del set, quindi porre questi pad all'interno del set può essere interessante per poi mettere su ognuno dei suoni diversi, che ne so, di percussioni o suoni ad esempio. Ecco, la cosa interessante e nuova di queste nuove centraline è che possono fare le melodie, ok? Quindi toccando un piatto possono avere melodie diverse, perciò si può creare un brano solo noi, solo la batteria fondamentalmente. Quindi può essere interessante, oppure anche per chi suona per esempio il cajon e ha bisogno di un suono di conga, quinto, tumbadora o timbal o quello che si ha bisogno, questo può essere una cosa molto interessante, poiché non ingombra, serve solo una centralina e si può suonare sopra data la grandissima sensibilità dei pad.
Altra cosa interessante, nuovi trigger, che sono i Chromalite, sono di base, sono i Pro Trigger, ma gli hanno dato questo, questo look diverso, questo look un po' più accattivante. Sempre in ambito di elettronica, abbiamo un pack dove sono dentro i 5 Chromalite, la chiavetta e il completo di cavi. Ai Chromalite, a proposito, sono molto più sensibili rispetto alla serie Pro, perché hanno un neoprene che va a premere perfettamente contro la pelle, e quindi già i Pro non avevano problemi, questi non esiteranno a darvi il suono che volete, soprattutto la precisione che volete. Poi abbiamo la terza batteria elettronica, che è quella di fascia di mezzo. Seguimi, vieni con me. Questa, che è la DD3X, di base ha un'ottima centralina, ottimi sound anche qua, il piatto stoppabile, i pad molto sensibili, con chiaramente, ecco, una cosa importantissima, che tutti i pad delle batterie elettroniche, anche della serie economica, hanno il doppio trigger, quindi centrale e bordo. In questo caso anche rullante, ma una pelle sabbiata, con sensibilità centro e bordo. Anche il pad della cassa è doppia zona, sia di questa qua che di quella di fascia più alta, per l'uso del doppio pedale. Wow, sorry. Ultima novità da parte di D-Drum, l'hardware Mercury. Ottimo hardware, il pedale molto fluido, molto leggero, perché è una base d'alluminio, molto leggero, e oltretutto anche il Charleston, quindi l'asta del Charleston ha due gambe, perciò è molto comodo per il settaggio col doppio pedale. Il reggi rullante con sistema a snodo, molto forte, assolutamente forte. E poi anche le aste, stessa tipologia, sono aste molto resistenti, molto, molto importanti come aste. Comunque le basi delle aste, di tutte le aste di D-Drum dell'hardware, sono in gomma e non in plastica dura, di conseguenza non scivolano, non danno problemi di vibrazioni sui palchi vuoti o quant'altro. Nulla, questo è la novità. Adesso vi faccio fare un salutino. Mr. Felix, Felix, come here for Italian television, man. Hello. Okay, you want to say hello to the Italian? Hello to everyone, guys, like everybody. All of it, Italy. Yeah, hello, everybody. I gotta come visit you because I've always wanted to go there. That's awesome. Okay, un saluto a Felix, che è il product manager per D-Drum. Un saluto, lo salutiamo con lui. We gotta rock, rockin'. Rockin'.